città di Ivrea, di tutta l'amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare e mio personale, benvenuti alpini. E per chi di voi era già presente nel 2013 in occasione del 16° raduno, bentornati ad Ivrea. Innanzitutto desideravo portare il saluto dei 5.000 alpini della Taurinense a tutti i cittadini di Ivrea, ai cittadini canavesani e ai cittadini piemontesi. Un saluto particolare dagli alpini che nel mese di agosto si sono schierati ai confini orientali dell'Europa per contribuire alla difesa degli spazi euroatlantici e contenere le crisi internazionali che tanto ci preoccupano. Un saluto veramente di cuore, un saluto che viene a nome di tutta l'Associazione Nazionale Alpini, a nome di tutti gli alpini, qui a voi, ad Ivrea, alle autorità civili, ai consiglieri regionali, ai tanti sindaci, a cui dico una piccola cosa. Abbiamo mandato all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia una petizione. Spero che vi arriverà a giorni in cui l'associazione chiede un impegno civile per un ritorno a un servizio obbligatorio, perché i ragazzi ne hanno bisogno, perché anche qui da Ivrea voglio trasmettere questo messaggio con forza. Noi alpini non siamo abituati a fare polemica, siamo abituati a far presenti quali sono le necessità, a farle concretamente rilevare, a essere i primi che si impegnano per portarle avanti. E quindi... Generale, le autorità civili, i signori ufficiali, a tutti i carissimi alpini e agli amici degli alpini, grazie di cuore per questa presenza. Essere con voi in festa, carissimi alpini, nelle manifestazioni di questi giorni, in ricordo del primo centenario della sezione di Ivrea, è per me una gioia, devo dire, non nuova, poiché si colloca nella gioia di tante altre occasioni, più o meno solenni, quando, accogliendo il vostro invito, o anche semplicemente incontrandovi nelle visite alle parrocchie, trovo sempre da parte vostra un'accoglienza fraterna e sincera. È per me la gioia dell'amicizia, anzi, se posso dire, è persino qualcosa di più. L'ho detto ieri.